prima cosa in cui penso è quella di accendere la televisione, cercare di vedere i telegiornali, di vedere quei programmi che oggi ci danno le informazioni su questo momento. Per questo cerco sempre di aggiornarmi, di tenermi informato su quello che sta succedendo oggi qui da noi. Ma io ho una figlia che comunque è già abbastanza grande, per questo lei insieme a me, quando ci alziamo, guardiamo sempre i vari programmi ripeto, per cercare di capire come ci dobbiamo comportare, cerco di capire cerchiamo di capire quello che sta succedendo e si spera sempre ogni giorno speriamo sempre che arrivino delle buone notizie, perché abbiamo bisogno, soprattutto in questo momento, abbiamo bisogno di ricevere buone notizie. L'unica cosa che posso dire ai ragazzi in questo momento è quello di stare a casa, è quello che ci dicono di fare, e per questo con grande pazienza e con grande buona volontà dobbiamo restare a casa. E poi niente, poi dovete cercare di trovare degli hobby, di trovare un qualcosa da fare in questo momento, di organizzarvi le giornate che possono essere con lo studio, con vari esercizi, leggendo libri e cercando soprattutto di fare arrabbiare meno mamma e papà. Ma sai, in questo momento la nostra situazione in questo momento è più importante di quella che seguire il mio paese in Venezuela. E in questo momento le attenzioni più grandi sono qui in Italia e dobbiamo cercare di capire e cercare di seguire tutto quello che ci stanno dicendo. Ma in questi giorni cerco sempre di tenermi in contatto con qualche allenatore e poi, come facciamo tutti quanti, cerchiamo di fare più videochiamate possibili con i parenti, con gli amici, soprattutto con i miei amici del mio paese in Abruzzo, a Raiano. Le sere ce la passiamo facendo tante videochiamate per cercare di passare la serata in maniera serena, in maniera allegra, perché in questo momento abbiamo bisogno di questo. Ma in questo momento quello che faccio più di tutto è quello di vedere più partite possibile, cerco di riguardarmi delle partite delle nostre squadre, cerco di vedere le partite di altre squadre, cerco di riempire così le giornate. Poi do una mano a mia moglie, do una mano a mia figlia, nelle cose di casa. E anche lì tutti noi tre cerchiamo sempre, anche nei momenti di pausa, cerchiamo di trovare delle situazioni dove possiamo riempire le ore che ci mancano per poi andare a letto, risvegliarci e ricominciare tutto quello che è la routine del giorno. Ma i tre momenti, faccio le tre fotografie che secondo me sono le più importanti nei vari momenti, ma sono i tre più importanti della mia carriera, che è stato quello l'esordio in Serie B, la prima partita nei professionisti con il Pescara, dove lì ho raggiunto un primo obiettivo, che era quello di giocare nei grandi, era quello di giocare nella squadra comunque dove ero cresciuto. E poi il secondo obiettivo è quello quando ho raggiunto la mia prima presenza in Serie A con l'Udinese, dove esordii in Juve Udinese, che perdemmo 4-1, ma in quel momento devo dire che la gioia dell'esordio in Serie A è stata più grande di quello che in quel momento ci stava succedendo, per questo come squadra. Per questo questi sono stati i due momenti per me importanti. Poi c'è stato il terzo momento, che è quello della serata di Leverkusen, della Coppa UEFA, con l'Udinese, dove tutto il contesto era in un momento di difficoltà di squadra, dove andavamo a affrontare una squadra molto forte, dove avevamo perso in casa. Per questo c'erano tutte le componenti di andare in Germania e cercare di subire il meno possibile. Poi abbiamo avuto
questo momento dove io sono stato protagonista, che siamo andati in vantaggio, dove ho fatto questi due gol, e dove lì poi si è creata tutta una serata speciale, una serata splendida per noi giocatori, per la società e per tutta la città. Quella per me è stata calcisticamente il momento più importante, perché da lì in poi mi è cambiata un po' quella che è stata la mia carriera. Ogni giorno per me è un momento bello, un momento da ricordare, perché comunque faccio questo lavoro perché mi piace, perché ho passione e perché mi piace stare in mezzo ai ragazzi. Se devo scegliere dei momenti sportivi proprio importanti, sicuramente è stata la promozione della prima squadra, dove comunque lì c'è stato il momento dove comunque la società ha raggiunto un obiettivo importante, dove in quell'obiettivo importante è stato comunque anche accompagnato, e abbiamo avuto la fortuna di avere qualche ragazzo che veniva e che in quel momento era nel settore giovanile, che ha dato un piccolo contributo a quello che è stato quell'obiettivo e quella promozione. Per questo di quello siamo molto contenti, e per il nostro movimento è sempre bello ed importante avere dei nostri ragazzi che partecipano alla prima squadra. E il secondo momento è quello un po' più fresco, è quello di adesso, che è stato quello della primavera, che dove in questo momento ho raggiunto un obiettivo di finale di Coppa Italia, e dove non era mai successo nella nostra società, ma soprattutto dove è nata una situazione che è stata inaspettata, che nessuno di noi si aspettava di raggiungere un obiettivo così importante e così prestigioso. Per questo ci godiamo questo momento. E il terzo spero di raccontarvelo e di metterlo nei prossimi mesi, sperando di coronare e di concludere questo sogno che comunque ci siamo creati in questi giorni. Ce la faremo a superare questo momento perché siamo l'Italia, perché siamo una nazione di combattenti, siamo delle persone che abbiamo sempre lottato e che siamo venuti fuori sempre nei momenti di difficoltà. Sono convinto ancora di più che ancora in questo momento, ancora forte per noi, sicuramente tutti quanti noi ne verremo fuori e l'Italia ripartirà ancora più forte di prima.